Niente di meglio di uno smoothie verde per restare sani. I cetrioli sono i miei preferiti. Non è un colore bellissimo? Chi vuole il mio smoothie speciale? Bevi, tesoro! Ti fa bene! È commestibile? È un'insalata liquida! Grazie, nonna! Divertiti! Beh, questo non me lo metto in bocca! Non è nemmeno freddo! Sembra sangue di alieno! Disgustoso! Oh! I miei amici non ci crederanno! Ehi, aspetta un attimo! Posso farci qualcosa di bello? E ora vi presento le dita invisibili! Ma dove sono andate? Questo diventerà virale! Lo smoothie di mia nonna è top! Scusa, ma le tue dita sono sparite! Chiamo il dottore! Mi sono cadute! Che fa qui? Guardi la sua mano, dottore! Era solo un TikTok! Guardi! Questo è il terzo fraintendimento di TikTok che ho visto questa settimana! Perché faresti una cosa del genere? I giovani d'oggi! Che sete che avevo! Non c'è niente da bere! Beh, non è un buon segno! Ehi, quello dove l'hai preso? È anche il mio succo preferito! Posso rubarti un sorso? No, prenditi il tuo! Ma che avara! Allora me ne prendo uno tutto mio! Sì, tutto mio! Perché così egoista? Forse posso insegnarle una lezione! Mi servirà solo un'estensione di cannuccia, una volta presa spingila giù! E ora inizia il divertimento! Cannuccia ufficialmente tutto ok! E Lily, vuoi vedere un trucchetto? Ma che? Posso far uscire il succo dalle orecchie! Ma si può fare! Non passa mica! Mi hai fregata! Ora devo lavarmi i capelli! Così impara! State spettegolando a pranzo? Non posso credere che l'abbia fatto! Eh già! Voglio proprio sapere se è vero! Ma non ti lavi le mani? Comunque, cos'altro ha detto? Così salate! Qualcuno porti un tovagliolo a questa ragazza! Sta ungendo tutto! No, non lo farebbe mai! Non i capelli! Ehi! Che c'è? Fanno schifo, eh? E senza tovaglioli in vista, devi pensare fuori dagli schemi! Ecco! Perché non ci ho pensato prima? Ora le dita non toccheranno più niente! Abbastanza utile, non è vero? Sì, me ne sono fatta un paio pure per me! Quando si tratta di mangiare, ognuno ha il proprio modo di fare le cose! Prima le patatine fritte, poi l'hamburger! Sarà buono! Il primo morso è sempre il migliore! A meno che ovviamente non accada questo. Ma poteva anche non succedere. Guarda! La prossima volta che vai per dare il primo morso, valuta le circostanze. L'hamburger e il contenuto sono integri. Guarda dentro il sacchetto. E sembra che abbiamo un vincitore. E meno male che non l'hai buttato via. Perché questo salverà la giornata. Metti l'hamburger dentro e tutto rimarrà in ordine quando mordi.
È così buono! Eva, spiega la tua genialità al mondo! Sì, lei è un genio! Finirà sui libri di storia! Beh, è bello poter sognare, vero? Finalmente è arrivato il momento dello spuntino! È il momento di controllare Instagram! E non è la migliore delle combinazioni? Ehi! Non sento nulla! Sono tutte alla fine della busta! Devo prenderne almeno una! Dai! Raggiungila! E tutto quello che ho ottenuto è un mucchio di briciole! Oh! Devo raggiungere il fondo! È Kevin contro il sacchetto delle patatine! E finora non sta andando bene! Proprio così, piccole patate! Ti faccio risalire io in superficie! Ha funzionato! Ovviamente! Si tratta di spingere verso l'alto dal basso! Continua fino a raggiungere la cima! Non sono bellissime? I giorni del disordine sono finiti! Boom! Nessuno scherza con i miei snack! Ora, torniamo agli affari! Cos'era quel rumore? Devo andare a prendere i miei guantoni da box! Oh, non vedo l'ora di mangiare questo panino! Sì! Mamma mia, quanto lo volevo! Devo mangiare qualcosa! Wow, quel panino sembra super delizioso! Oh sì, lo voglio! Ehi, il tuo panino sembra buonissimo! Posso assaggiarlo? No, lo mangio tutto, mi spiace! Oh, vabbè, buon appetito! Forse qui c'è qualcosa! Blah, il cibo fa tutto schifo! Non c'è niente per me qui! Ehi! Questo potrebbe andare! Un guscio d'uovo vuoto! Oh sì, lo assaggerò decisamente! Oh, il mio dito! Ok, ci sono! Guarda! Quest'uovo si sta schiudendo! Cosa? Ma che dici? Oddio! Oddio! Ah! Wow, come corre! Prenderò questo bel piatto! Sarà il viaggio più bello che abbiamo mai fatto! Sei pronta per la nostra avventura? No, ma soprattutto non vedo l'ora di arrostire i marshmallow! Ci divertiremo un sacco! Sì, sarà fantastico! E anche il tempo è perfetto! Sì, hai ragione! Aspetta, cos'è quest'ombra? Oh, non c'è più il sole come prima! Oh no! Il nostro viaggio è rovinato! Oh, è così triste! Ehi, ma abbiamo ancora i marshmallow! Non tutto è perduto di questa avventura! Primo passo, mettiamo i marshmallow su uno spiedino! Poi li mettiamo sul tostapane! E ora si tosta! Girali, così non si bruciano! Mi sa che sono pronti! Guarda un po' qui! No, vabbè, come hai fatto? Marshmallow arrosto! Li adoro! Assaggiamo! Mmm, deliziosi! Sì? Sono venuti da Dio! Questa serie è la mia preferita! Non posso credere che bacerà quell'altro ragazzo anche se è fidanzata! Lo so, e succederà un casino! Aspetta, dove sono le patatine? Jennifer, hai mangiato tutte le patatine? Tieni questo, così posso riempire la ciotola! Una patatina, mia! Che cosa? Sei una specie di mostro degli snack che non riesce a controllarsi! Devono esserci degli altri spuntini qui da qualche parte! Sì! Buh, questo è vuoto! Cosa c'è qui dentro? Uffa, spuntini sani! No, grazie!
Cos'altro c'è? Cos'è questo? Un pezzo di pane raffermo? Che schifo! Forse il frigorifero mi salverà. Vuoto, vuoto, scaffali vuoti dappertutto. Alcune fette di formaggio. Beh, meglio di niente. Devo solo togliergli dagli involucri. Annie sta aprendo quelle fette di formaggio? Oh, credo proprio di sì. Penso che se li mangerà come spuntino. Che spuntino terribile. Ed è tutta colpa mia. Aspetta, Annie! Prendiamo quelle fette di formaggio e tagliamole in pezzi più piccoli. Ora mettiamo il piatto con il formaggio nel microonde. Lasciamo che il microonde faccia la sua magia. Ma cosa hai in mente? Credimi, funzionerà. E fine! Ed ecco il tuo spuntino. Oh wow! I pezzi di formaggio si sono trasformati in bocconcini di formaggio croccanti. Prendo questo. Oh, non stavi scherzando, Jennifer, ma sono fantastici! Beh, una vera golosa come me sa come preparare un ottimo spuntino. Oh, yoink! Sono miei adesso! Oh, sono così affamata! Non vedo l'ora di mangiare uno spuntino! Sì, merenda! Delizioso! È ora di mostrare le mie abilità con le bacchette. Il sushi è un ottimo spuntino! Occhio! Cavolo! Non sono tanto brava con le bacchette. Forse se solo mi avvicino di più al sushi. Uffa, ma non funziona. Proverò con due mani. Funziona! No, prendilo! Perché il mio spuntino a base di sushi deve essere così difficile da mangiare? Non è giusto! Ascolta, Jennifer, ti aiuto io. Però mi serve la tua cannuccia. Prenderò la tua bacchetta e la farò scivolare per metà nella cannuccia. Ora metti l'altra bacchetta dall'altra parte. E ora piega la cannuccia a metà. Fatto! Le bacchette per principianti sono pronte. Oh wow! È ora di provarle! Vieni qui, piccolo rotolo di sushi. Oh, funziona, Annie! Guarda! Oh, questo sushi è così buono! Prego! Ora, mentre non guarda, ci vediamo! Ah, ladra di sushi! Oh, questa arancia ha un profumo così delizioso! È ora di fare una bella spremuta! Uffa! Perché è così difficile da spremere? Oh! Fa così caldo! Ho bisogno di fare una pausa! Questo ventilatore mi aiuterà! Mi rinfrescherà! Va bene, adesso sto bene! È ora di riprovare! Andiamo! Spremiti! Ah, ma non è giusto! Oh! Annie ha del succo fresco! Sembra così buono! No, 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 no! È tutto finito! Oh, Jennifer, cosa guardi? Di questo passo non avrò mai del succo! Ho provato a spremere le arance per fare il succo, ma è così difficile! Oh, capisco! Beh, posso aiutarti io! Prima di tagliare e spremere l'arancia, falla rotolare! Rotolala per bene sul tavolo! Vedrai quanto aiuta! Ma perché rotolare un'arancia mi aiuterà a ottenere del succo? È facile! Soprattutto se hai una cannuccia come questa! E in un nanosecondo hai del succo direttamente dall'arancia! Che buono! Wow! Fammi provare! Ho bisogno di un po' di succo! Ma è fantastico ed è così buono! Questo è il miglior succo che io abbia mai bevuto! Beh, digli addio! Yoink! Ladra di succhi! Amo gli Oreo! Soprattutto aprirli in due! Mangiare prima la crema è il modo migliore per goderseli! Rimetto i biscotti nella ciotola, non mi vanno! Mi prendo un Oreo! Ehi, ma cosa... dov'è la crema? Thomas, che hai fatto? Peggio per te! Chi dorme non piglia pesci! Oddio, sei così... così... Beh, almeno ho i miei soffici marshmallow! Ehi, mi è venuta un'idea! Ehi, guarda cosa posso fare col potere della mente! Sono così potente che posso far aumentare la crema nell'Oreo! Come? Come hai fatto? Te l'ho detto, devi usare il potere della mente! Vabbè, ok, posso provare, dai!
Cresci, Crema! Cresci, così ti mangio! Non funziona! Certo! Ti sei dimenticato di usare le dita come ho fatto io! Oh, ok, ci riprovo! Forza, biscotto! Puoi farcela! Sottomettiti al mio potere! Ah! Il biscotto si è rotto! Ah, l'hai spappolato proprio per bene! Ehi, guarda qui! È solo un marshmallow! Ti ho ingannato! Ah, mi sfurbizia! Vabbè! Sono così affamato che potrei mangiare un cavallo! Questi cereali potrebbero bastare, comunque! Sul serio? La scatola è completamente vuota! Ah, ecco! Ah, mi prendi in giro! Trovato! Oh! Ah. Devo assolutamente fare la spesa! Niente! Nada! Bingo! Due fette di pizza avanzate! Vieni da papà! Oh! Ma quanto è vecchia! Non voglio rompermi un dente! È dura come una pietra! Aia! Ehi! Per cosa la posso usare? Perfetto! Dai, rompiti! Niente! Voglio solo darti un bel morso! Che tipo? Guarda che fa! Stai bene, Adam? Sì, questa cosa non si spezza. Ah! Che c'è? Mi è venuta un'idea. La mia acqua. Per prima cosa via questo. Odio il tacchino. Se metto le fette nel microonde, insieme a un bicchiere d'acqua, la pizza non sarà più dura. Magia dell'umidificazione. E ha funzionato. Guarda com'è morbida. Ora la prova finale. Che c'è? Ne vuoi una? Hai buttato via il mio panino. È buona. Come se fosse appena sfornata, vero? Incredibile. Esci dall'acqua, forza! Bene, chi abbiamo qui? Pensate che mangerà anche questo tipo di insetti? Buon appetito, Chloe. Eccoli. Ah! Un insetto gigante! È stato troppo facile. Vuoi farmi venire un infarto? Hai un nuovo amichetto? Non te la caverai così. Trovato. Pensi che faccia schifo? Aspetta e vedrai. Versa un po' di latte in una tazza come questa. Quindi aggiungi la gelatina e un tocco di colorante alimentare. Mescola per uniformare il colore. Quindi mettilo nel microonde per un paio di minuti. Afferra delle cannucce di plastica e mettilo in un bicchiere alto. Quindi versaci il composto dentro. Una volta raffreddato, spremi il contenuto dalle cannucce. Sembra un verme, vero? Guarda questo verde. Molto presto avrai la ciotola piena. Ti spiace se mi siedo? Buona! Chloe? Dove hai preso quella mela? Dal frigo, perché? L'hai vista bene? Un po' di proteine! Non posso credere che tu l'abbia fatto! Non sei un fan dei vermi, vero? Da dove escono questi? Sembrano così veri. Ma è gelatina? Mmm,
Non sono niente male. Prendine quanti ne vuoi, Adam. Sto per battere il tuo punteggio. Non c'è niente come i noodles e una bella serie. Ok, Adam, eccoti la tua coca. Buon venerdì sera a noi. Ti serve aiuto? Ecco qui. Non è mai successo prima. Le darò la mia. Ma com'è possibile? Accidenti. Non ne fai una giusta, eh? È stato un incidente. La mia bacchetta, ossia... Se la linguetta si rompe, usa una bacchetta per aprirla. Vedi in che modo? Sei più furbo di quanto pensassi. Adesso l'altra. Ci siamo quasi. Che figata! Questo è pensare fuori dagli schemi. Oh, amo questa parte! Mi raccomando, faccia attenzione. Pronte? Bisturi! Sì, dottore. Ora guardi e impari. Le cose si mettono male. Operazione complicata. Tutto bene, Doc? Grazie, infermiera. Il nostro lavoro qui è terminato. Spero che le sia venuto appetito. A me, di sicuro. Guardi quanta freschezza. Giù, nella siringa. Non si aspetterà che li mangi interi, vero? Ecco, per lei. In alto le siringhe. Guardi che succo delizioso. Che dolcezza. Incredibilmente rinfrescante. È l'unico modo per mangiare il melograno. C'è un odore strano qui dentro. Sofia sta preparando le verdure? Sì? Come mai hai... questo? Per proteggermi dagli schizzi. Una volta, mentre friggevo, l'olio era bollente e si è agitato un po' troppo. Aia! Che ti ho fatto di male? Sembra una zona di guerra. Ne ho abbastanza. Questa bottiglia mi sembra resistente. Sì. Svuotiamo la bottiglia e infiliamoci l'utensile da cucina. Una volta tagliato il fondo, infiliamo il braccio. Molto pratico. L'allenamento è stato massacrante. Meglio fare il pieno di energia. Spero sia abbastanza. Oh, che carino. Ecco che arriva l'uovo. Friggiamolo bene. Che sta succedendo qui? Beh, questo non era previsto. Che sfortuna. Ora cosa mangio? Il phone di Sofia. Me lo presti? Grazie. Ma non hai neanche i capelli bagnati. Perfetto. Arriva il calore. Che emozione. L'uovo si sta cuocendo, visto? È quasi pronto. Oh, Teo, ti dispiace? Devo mettere una serratura al bagno. Ora ho il mio spuntino. Il primo morso è sempre il migliore. Questo compito è stato fatto troppo male. Ma in realtà quello che mi preoccupa è il mio stomaco. A chi importa se faccio un piccolo spuntino? Niente che alcuni avanzi non possano sistemare. Prof? Già fatto? Fammi vedere. Ma le sue dita sono tutte unte. Tutto il mio duro lavoro. Me lo lasci, Brian? Ecco. Sono un disastro. Beh, può succedere, non è vero? Torniamo alla valutazione, ok?
Uffa, ho così tanta fame! E il pranzo è tra 2 ore. Aspetta! La mia molletta! Questa è un'idea geniale! Vieni qui, piccoletta! Ora non mi ungerò più le mani! Addio, fame! Il primo boccone è sempre il migliore! E posso ancora controllare i compiti? La geometria mi fa venire fame! Ciao, spuntino! Eh? Me ne daresti un po'? Oppure io? Sul serio? È questo il problema con le Skittles. È impossibile non condividerle. Ma non ne ho preso nemmeno una. Meno male che ho altro. Ancora? Toh, prendete. Spero che quelle manacce siano pulite. Che amici ingordi che ho. Beh, almeno questa non si divide. Ehi, dove stanno andando tutti? Dove è andata la mia Coca-Cola? Questo è ridicolo. Ora che se ne sono andati posso mangiare. Oh, sì. Aia! Non dirmi che vuoi anche la banana. Ragazzi, ma non avete snack vostri? E questo elastico? Guardate e imparate. Vedi questo? Fallo scorrere verso il basso per circa 1/3. Poi aggancia l'elastico, in questo modo. Quindi di nuovo in basso. Sfila l'elastico e quando sbucci la banana, i segni ti diranno dove tagliare. Non prendere più della tua porzione. Domani a chi tocca portare gli snack? Wow, che bel sonno! No! Il mio telefono! Oh, mi sa che si è fatto male! Questa giornata è iniziata proprio bene! E ora la colazione! Dai, apriti! Ovvio che succedesse! Speriamo che la sfiga sia rimasta a casa! Eh no, è ancora viva e vegeta! Non mi lascia in pace! Ehi, che succede? Una Coca-Cola dovrebbe sistemare tutto. Attento con quella cannuccia. No! Torna qui! Perché il mio dito è così grosso? Dai! Aspetta! Mi serve... questo. Fidati! Mettendolo qui... facendogli fare un giro su se stesso e poi mettendolo in questo modo, hai un piccolo portacannuccia. Guarda! Ne vuoi un po'? Ok! Vedi? Quella cannuccia non si muove più.